Taranto non è come Bari al Palazzo di Giustizia, si entra e si esce tranquillamente senza controlli. Grande traffico ma nessuna fila d'attesa. Come sempre si passa sotto il metal detector della porta d'ingresso che fischia in continuazione ma nessuno ci fa caso. Primo piano, aule di udienze penali. Nessun problema. Secondo piano, presidenza e aule processi civili, lo stesso. Così come al terzo livello, quello della procura, da un lato gli uffici del capo e del suo aggiunto, dall'altro quello dei sostituti. Insomma, a Taranto tutto procede nella normalità e tranquillità acquisita negli anni. Giusto così. D'altra parte, a cosa servirebbero controlli serrati come a Bari se poi chiunque, anche identificato, può dare di matto e minacciare un giudice o un avvocato con un invisibile taglierino? La sicurezza è altro, è conoscenza del territorio e informazione. Non c'è necessità di trasformare un tribunale in un carcere o giù di lì. Equilibrio ci vuole, dando il giusto freno alle spinte emotive che d'altra parte lasciano il tempo che trovano. Quanto tempo potranno durare i super controlli a Bari? A Taranto, dove pure ci sono stati piccoli episodi di intolleranza relativi a due minacce di suicidio, chi di dovere ha capito bene che si trattava di manifestazioni plateali per attirare l'attenzione della stampa e nulla di più.